grande così, ricordo, non si può non pensare a cosa ha significato vedere dopo tanti anni prelevare dalle proprie case degli ebrei, rapirli, portarli via. Tutti i crimini, tutte le violenze sono naturalmente, tutti gli atti di terrorismo sono tutti ugualmente inaccettabili e da condannare. Non si può non essere consapevoli che nei confronti di un popolo che ha subito un tentativo di genocidio, queste immagini, questi atti non possono non suscitare una reazione particolare, non possono non evocare, diciamo così, un abisso che noi abbiamo visto nel passato, e quindi questo rende particolarmente doveroso e necessario tutto uno sforzo di un afflato di solidarietà e di vicinanza che d'altronde il paese tutto e questa città ha espresso e sta esprimendo nei confronti della comunità ebraica, in questo caso di Israele, che ha subito questo attacco gravissimo da parte di Hamas. Ma noi naturalmente non vogliamo mescolare i piani, non vogliamo parlare dell'oggi, non vogliamo riparlare di questo 16 ottobre, di come noi celebriamo questo evento così tragico. E quindi il nostro programma, che adesso poi Miguel Gotò illustre da più, è ricco, è un programma che parte da oggi, ricco di tanti eventi. Io ne vorrei ricordare in particolare tre: il bellissimo progetto Emanuele Di Porto, il bambino del tram, il 16 ottobre del 43, ideato e realizzato dal Centro di Cultura Ebraica assieme ad ATAC, il bus della linea 23 esporranno questa storia di questo bambino che, nascondendosi in un tram, scampò dalla deportazione e fu protetto per due giorni dagli autisti dell'ATAC. E poi la mattina del 16 ottobre alle 11.30 inaugureremo l'importante mostra ospitata negli spazi dei Musei Capitolini, I Sommersi, Roma 16 ottobre 43, curata da Lia Toff e Yael Calò, una mostra nata per iniziativa della Fondazione per il Museo Ebraico di Roma in collaborazione con Roma Capitale, con la sovrintendenza, e che punta a presentare, a ricostruire nella loro realtà e crudezza i fatti di quel 16 ottobre. È importante vedere tutti, anche ricordare anche, diciamo, la banalità del male, i fonogrammi alla questura, le liste delle abitazioni delle famiglie ebree che finirono nelle mani dei gerarchi nazisti, l'elenco dei deportati, gli oggetti personali, frammenti di memoria che sono consegnati alla nostra coscienza, e questo grazie appunto a un grande lavoro di studio e raccolta, in cui vedremo materiali che sono conservati in tanti archivi, in tanti musei, in tanti centri di documentazione, che ringrazio tutti. E poi la giornata del 16 ottobre culminerà con la marcia della memoria dal Campidoglio al Portico d'Ottavia, che promuoviamo insieme come Roma Capitale, insieme alla comunità ebraica, alla comunità di Sant'Egidio, che ringrazio davvero tutti gli anni. Tiene una marcia il 16 ottobre e che quest'anno ha condiviso con noi l'organizzazione di questa marcia speciale, che avrà la presenza autorevole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e che anche avrà un messaggio della senatrice Liliana Segre, e che poi si concluderà questa marcia non solo con discorsi, ma anche poi con seguirà adesso uno spettacolo teatrale scritto proprio ad hoc per l'occasione, una nuova produzione, una prima mondiale assoluta di cui ci parlerà a breve il regista Marco Bagliani.